Buonasera, ben ritrovati di nuovo in Assieme come ogni domenica per l'appuntamento con Sportivamente. Tutti i risultati del calcio dalla Serie D alla terza categoria, tante immagini. Poi parleremo anche di basket, di volley, di arti marziali e di bocce. In apertura, subito per vedere quello che è successo nel campionato di Serie D, stiamo ovviamente parlando del girone A, dove il Verbania è incappato nell'ennesima sconfitta. Alla Pedroli 0-2 con il Chiavari, Dertona Prodro Nero 1-1, Chieri Folgore Caratese 1-2, Sestri Rapallo Bogliasco 0-1 nel derby, Val d'Aosta Asti 1-1. La Gian Erminio riprende la sua marcia dopo il pareggio della scorsa settimana, vincendo 3-1 sul campo del Vado. L'Avagnese Santhià 2-0, il Borgosesia batte 2-0 la Caronnese, Albese Novese 0-0. Classifica dopo 27 giornate, Gian Erminio in vetta con 62 punti, più 6 su Borgosesia e Rapallo Bogliasco, che di punti ne hanno 56. Caronnese quarta forza del torneo a quota 49, Chieri 48, L'Avagnese 47, Vado 43. Chiavari 41, Val d'Aosta 36, Asti e Novese 33, Dertona e Albese 29, Folgore Caratese in grande ascesa, quota 27, Sestri 26, la Prodronero aggancia il Santhià al penultimo posto a quota 18, chiude il Verbania, ultimo con 12 punti all'attivo. E andiamo proprio a vedere la partita dei biancocerchiati, sconfitti al Pedroli 2-0 dalla Chiavari. Alessio Combi. Verbania Chiavari. Decima giornata del campionato di Serie D, giornata di ritorno ovviamente, termina 2-0 per il Chiavari. Partita mai in discussione, con veramente poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Andiamo a vedere quello che è successo. All'28esimo si vede il Chiavari con la conclusione di Cardini che si perde sul fondo. Al 37esimo Vutage rientra e calcia sul primo palo, trova l'1-0, ingenuità però perché il giocatore era già munito, si toglie la maglia e va anzitempo sotto la doccia. Questo è il primo tempo, come detto, con pochissime occasioni. Il secondo di fatto è la fotocopia del primo, perché al sesto c'è una mano in aria di Zigliani, calcio di rigore dal dischetto Vaccardini che realizza per il 2-0. Al decimo punizione di Baudinelli dai 25 metri, Massaini vola e mette in corner. Al 25esimo l'unico squillo del Verbania, Imeri su punizione pesca Sciala che di testa però mette centrale, facile preda del portiere. Risultato che non cambia più, Verbania 0, Chiavari 2. Andiamo adesso nel girone B di Serie D, dove ci sono buone notizie. Se non vado errato, è la prima volta che in tutta la stagione che vincono insieme sia il Borgomanero che il Gozzano. Vediamo dunque i risultati. Alzano Ceni Piacenza 0-0, Inveruno Olginatese 0-1, San Bonifacese Aurora Seriate 0-1, Caravaggio Castellana 1-2, Lecco Legnago 3-0, Darfo Boario Prosesto 2-4, Mapello Bonate Seregno 1-2. Il Gozzano batte 2-0 il Pontisola, clamoroso a Piacenza, dove il Borgomanero batte 4-3 la Pro, 3 gol di Piracini e gol di Picco per i rossoblù di Melosi. Vediamo la classifica del campionato di Serie D, tra l'altro dovremmo avere o Piracini o proprio Melosi nell'appuntamento con Dilettanti per Dire nella prima parte insieme al direttore generale dell'Omegna Walter Zanni. Pro Piacenza tranquilla nonostante la sconfitta perché hanno perso anche le seguitrici, quindi Pro Piacenza in vetta con 57 punti, Inveruno 48, Seregno e Prosesto con il Pontisola 45, Piacenza 44, Olginatese 43, Caravaggio 41, Aurora Seriate 37, Castellana 35, Lecco e Legnago 34, Borgomanero 30, Mapello e Alzano 26, Gozzano 21, San Bonifacese 20. Chiude il Darfo Boario con 19 punti. Se la situazione non dovesse cambiare, ci sarebbe un play-out in questo momento per la classifica di Serie D tra il Borgomanero ed il Gozzano. Andiamo a vedere la vittoria del Gozzano 2-0 contro il Pontisola allo stadio d'Albertas. Il Gozzano riassapora il gusto dei 3 punti dopo 3 mesi e 8 giorni. A farne le spese è il Pontisola, che si arrende 2-0 allo stadio d'Albertas. Nel primo tempo subito fuochi d'artificio, al secondo conclusione dai 25 metri di Maier, respinta di pugni da Mora. La risposta ospite al sesto con un tiro di Salandra che viene messo in angolo da Pozzato. Ancora Maier all'ottavo, sempre conclusione dai 25 metri e il portiere ospite mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Grigi di testa, tutto solo in area, sfiora il gol del vantaggio. Al 22esimo il destro di Ruggeri viene deviato e termina non lontano dal palo, vicinissimo il Pontisola al vantaggio. Al minuto 26 cross pennellato di Augello, colpo di testa di Traini, palo clamoroso. Al 39esimo ancora gli ospiti sugli scuri, botta di Traini, Pozzato si allunga e mette in angolo. Nel secondo tempo, dopo 3 minuti, Salandra innesca Stucchi, la sua conclusione è ben indirizzata ma è deviata e termina
punti poco alta. Non succede nulla fino al 24esimo, quando Garin verticalizza per Anomana, diagonale su cui Bora se la cava di piede. La palla finisce allo stesso Garin, che viene atterrato in area di rigore. È calcio di rigore, secondo il direttore di gara, trasformato in maniera impeccabile da Noman, che dunque porta avanti i suoi. Pericolo al 29esimo nell'area rosso-blu, grande confusione, il Gozzano se la cava allontanando. Al 37esimo miracolo di Pozzato, che salva il risultato sulla battuta botta sicura di Cortinovis. Un minuto dopo gli ospiti rimangono in 10 per il rosso a stucchi, reo di un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara. Al 41esimo il Gozzano mette il punto esclamativo al match. Garin tutto solo davanti a Mora lo fredda, regalando 3 punti davvero d'oro, anzi di platino, alla sua squadra. Ci tuffiamo adesso nel campionato di eccellenza, dove, insomma, sarò noioso, ma continua incredibile questo duello tra Pro Settimo e Sporting Bellinzago. Decima vittoria consecutiva per lo Sporting, nona per la Pro Settimo, che deve però recuperare una partita. Vediamo in grafica i risultati. La Caselle vince 1-0 sul campo del Gassino San Raffaele. A sorpresa gli orizzonti vengono fermati sullo 0-0 casalingo dalla Scaris. Charvenso Ceversama 3-0. La Osmos 1 rifila lo stesso risultato, dunque vince 3-0 sul campo dell'Atletico Torino. Il Baveno passa all'inglese 2-0 a Borgaro, inguaiando la squadra di Licio Russo. Ivrea Pro Settimo 0-3, Junior Bielese e Greville 1-1, Settimo Gattinara 4-1 nello scontro salvezza, Omegna Sporting Bellinzago 1-2, classifica di eccellenza dopo 29 giornate, possiamo andare a leggerla. Pro Settimo in vetta con 73 punti, Sporting 71. Mercoledì, dopo l'eliminazione in Coppa per mano dell'Arzignano, la Pro Settimo recupererà il match non disputato 3 settimane fa contro il Borgaro. Baveno a 60, Orizzonti 57, Osmos 1 56, Agrivi 45, Omegna 41, Ivrea 40, Junior Biellese 36, Borgaro 33, Gassino 32, Ceversama e Caselle 31, Lascaris 30, Charvesso 28, Settimo 23, Gattinara 19. Chiude l'Atletico Torino con 14 punti. Andiamo a Liberazione per la vittoria esterna 2-1 al 90esimo dello Sporting Bellinzago contro l'Omegna. Donatello Zonca. Vince 2-1 lo Sporting Bellinzago, 2-1 alla Liberazione contro l'Omegna, in una partita alquanto strana, una partita che si accende, per modo di dire, nel finale. Dopo 2 minuti Fovanna a mani aperte respinge un diagonale di Manasiev. Manasiev che è protagonista di un ottimo primo tempo e al 18esimo porta lui in vantaggio lo Sporting. Il laterale destro della formazione di Kötting recupera palla a centrocampo. Corre per palla al piede per 50 metri, entra in area e batte Fovanna per il gol dell'1-0. La risposta dell'Omegna al 20esimo. Brunetti dialoga con Bogani, entra in area ma conclude sul fondo. Al 40esimo Perini, lanciato da Valsesia, entra anche lui in area ma la sua conclusione non sorprende Boari. Ancora Omegna in avvio di ripresa. Al quarto minuto Brunetti scambia con Cassani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Boari si esalta e con una mano devia in calcio d'angolo la conclusione del numero 10 rossonero, deviata da Ciana. Al 24esimo velo di Bogani per Brunetti, che dal limite si alza il pallone ma conclude tra le braccia di Boari. Percussione centrale di Valsesia al 28esimo, conclusa con un pallonetto sull'uscita del portiere che esce di poco. Al 29esimo l'Omegna pareggia, Boari sbaglia il rinvio e serve inavvertitamente Mariona, in campo da appena un minuto. Il pallonetto della giovane punta rossonera termina in fondo al sacco. Trovato il gol dell'1-1, l'Omegna smette inspiegabilmente di giocare e il finale è un monologo dei gialloblu. Al 32esimo un sinistro rasoterra dal limite di Donofrio si perde sul fondo. Passa un minuto, stacco aereo di Toss, palla sulla parte alta della traversa. Al 38esimo cross di Visciglia, Toss di testa sfiora il palo. Al 40esimo Fovanna in mischia risolve con i pugni e allontana. Al 90esimo, come detto, il gol. Lancio di Ciana, difesa dell'Omegna inspiegabilmente ferma, ne approfitta Donofrio che entra in area e realizza il gol che dà i 3 punti allo Sporting. Dunque gol da 3 punti importante, quello messo a segno da Donofrio. Andiamo nel campionato di promozione, dove lo Strese è stato fermato dall'ottimo Cameri sul risultato di 0-0, Cossato do Furvarallo 2-0, Cameri Strese 0-0, Castelletese Fulgor Vallengo 4-2, dunque torna al successo la squadra di Frino, che in settimana
ha preso il posto di Michele Spinelli. Gagliate, Varallo e Pombia 0-3, Piedi Molera Juve Domo 0-1, Briga, Vito Scusio 0-2, targato con Keddan e Lissoni. Tra l'altro avremo Natoli nella seconda parte di Dilettanti per Dire, ospiti insieme a terzi dello Stresa. Fomarco Biogliese 1-3, Romentinese Oleggio 1-1. Classifica di promozione dopo 25 giornate, ne mancano 5 alla termine e sono 5 i punti di vantaggio dello Stresa sul Varallo e Pombia. Stresa 56, Varallo e Pombia 51, Biogliese 50, Virtus Cuneo e Romentinese 48, Juve Domo 44, Oleggio 41, Cossato 36, Dufour Varallo 31, Cameri 30, Piedi Molera e Briga 25, Fomarco 24, Fulgor Valdengo 22, Casteletese 18, chiude il Gagliate con 4 punti. Andiamo a vedere la prima partita del campionato di promozione, la vittoria esterna della Biogliese 3-1 sul campo del Fomarco. Alex Armando. Margarolli si invola verso l'area dimenticato dai difensori ospiti, ma il suo tiro viene respinto da Scalabrini. Pochi minuti dopo, ancora Margarolli e Scalabrino protagonisti. Al quinto, punizione della punta ossolana e respinta del numero uno in angolo. Calcio d'angolo al sesto, Guidetti si trova in buona occasione, ma il suo tiro a botta sicura viene deviato. Al primo errore difensivo la Biogliese colpisce. Sedicesimo, Ivaldi crossa da sinistra, anticipa tutti di testa e fa 0-1. Al diciottesimo, Tomola si lancia a sinistra, entra in area, ma il suo diagonale viene respinto nuovamente. Al 27 respinta dopo un'ennesima punizione di Margarolli. Al 35esimo, seconda doccia fredda per il Fomarco, tiro da fuori di Schiaparelli, Taddio respinge non benissimo e Marazzato è più lesto di tutti nel tapin dopo aver dribblato l'estremo difensore, 0-2. Nella ripresa al quarto, Marazzato calcia da fuori al volo, ottima respinta di Taddio. All'ottavo, Margarolli su punizione ancora, attento Maio che ha sostituito Scalabrino tra il primo e il secondo tempo. Al 29esimo, Ivaldi solo davanti a benissimo, poi Marazzato sbaglia clamorosamente lo 0-3. Il terzo gol arriva poco dopo, al 34esimo, sempre Marazzato, partito in posizione regolare, brucia Taddio con un prezioso pallonetto. Al 37esimo reagisce il Fomarco, palla in profondità per Margarolli che davanti a Maio questa volta lo supera e fa 1-3, ma è troppo tardi, non succede più niente, il Fomarco perde 1-3 contro la Biogliese Valmos. Alle Acurotti di Domodossola, il derby tra Piedi Molera e Juve Domo. Giocava, ironia della sorte, in casa il Piedi Molera, visto l'indisponibilità del proprio campo e visto che ad Ornavasso giocava in casa l'Ornavasese contro la Rona, dunque sede di gioco alternativa il Acurotti. Vittoria della Juve Domo sul suo campo per 1-0. La Juve Domo si aggiudica il derby ossolano battendo per 1-0 il Piedi Molera. Trasferta anomala per i domesi che, seppur da calendario giochino in trasferta, affrontano la partita odierna tra le mura amiche. Dopo soli 2 minuti i ragazzi di Castelnuovo sono subito pericolosi con una punizione dalla destra di Puzzello che termina di un soffio alta. All'ottavo sono invece i gialloblu che ci provano su calcio piazzato battuto da Rota, ma Mellerio è attento e ci mette i pugni. Lo stesso Mellerio al decimo rinvia lungo per Giampaolo che trova la difesa impreparata e colpisce la parte alta della traversa. Le due squadre sono molto offensive, al 15esimo una velenosa conclusione di Mammucci dalla lunga distanza finisce di poco sul fondo. Non passa nemmeno un minuto che sul capovolgimento di fronte l'incornata di Andreolli su corner di Puzzello sfiora il palo alla sinistra di Ravandoni. Non succede più nulla fino al 32esimo, quando i Granata sprecano una buona occasione con Giampaolo e Andreolli che si disturbano a vicenda e non riescono a sfruttare un cross di Violi. Il primo tempo si chiude così a reti inviolate. Nella ripresa parte bene il Piedi Molera che al terzo minuto si rende pericoloso con un assist di Forzani su cui sottoporta Palfini viene anticipato all'ultimo dall'uscita bassa del portiere Domese. Poco dopo c'è invece un cross di Giampaolo dalla destra per Andreolli che di testa manda alle stelle. Al 18esimo su contropiede Andrea Fernandez si invola sulla fascia sinistra e serve il neoentrato Krakas che da ottima posizione colpisce l'esterno della rete. È il 31esimo quando la partita si sblocca, azione personale di Marco Fernandez che dalla destra insacca con una perfetta diagonale. Il Piedi Molera non ci sta e prima con Elke e poi con Comandini non riesce a trovare il tocco vincente. Deviazione che viene trovata da Palfini al 40esimo su punizione di Rota, ma l'arbitro annulla il gol per presunto fuorigioco. Termina così 1-0 per la Juve Domo.
Abbiamo visto dunque il gol annullato a Palfini che farà molto discutere. Andiamo nel campionato di prima categoria, rischia di essere diventata la giornata decisiva perché il Fondotoci in rimonta ha vinto, ha perso invece la Rona. Dormelletto, Olimpia Sant'Agabio 6-1, Bogogna, Virtus Villa 4-1, Ornavassese Arona 1-0, Feriolo Premosello 1-3, Momo Cerano 2-1, San Rocco Sinegi Gravellona 0-2, Junior Borgomanero Fondotoci Ramate 3-4, Veruno Trecate 0-0. La classifica dopo 25 giornate, anche qui ne mancano 5, Fondotoci in vetta con 64 punti, Arona 58, Dormelletto 51, Junior Borgomanero 45, Momo 43, San Rocco 42, Ornavassese 38, Vogogna 36, Feriolo 32, Cerano 30, Sinergi Gravellona 27, Premosello 26, Trecate 22, Virtus Villa 21, Veruno 19, ultima l'Olimpia Sant'Agabio con 7 punti all'attivo. Andiamo adesso nel campionato di seconda categoria per scoprire quello che ci ha riservato questa giornata. Riviera d'Orta Cristinese 1-0, Vaprio Varzese 2-0, Armeno Mergozzese 2-0, Victorin Tracomignago 4-0, Provigezzo Montecrestese 0-4 ed eccoli i risultati importanti. Il Vallestrona conquista la nona vittoria consecutiva matando letteralmente 3-0 la Crevolese, Stasolla e doppio Bortoletto. Il Romagnano secondo non ne approfitta e perde 1-0 sul campo della Maranese, classifica dunque ridisegnata, o meglio in parte, nel senso che la Crevolese mantiene il primato, si avvicina il Vallestrona secondo adesso insieme al Romagnano a 43 punti, Maranese 35, Cristinese 34, Vaprio 32, Montecrestese Varzese 28, Comignago 26, Armeno 25, Riviera d'Orta 22, Mergozzese 20, Victor Intra 16, chiude la Provigezzo con 9 punti all'attivo. Campionato di terza categoria, c'era il big match, lo scontro al vertice tra Grano e Interfarmaci, crollo San Pietro Gravellona 1-0, l'Interfarmaci vince 5-1 ad Agrano, Sporting Borgomanero Volunta Assuna 0-1, Beura Lesa Vergante 0-3 nell'anticipo di sabato, Casale Cortecerro Megolo 4-2, Canobiese Oleggio 1-0, sorpasso in testa alla terza, Interfarmaci 44, Agrano 43, si fa sotto anche la Volunta Assuna a 39, Canobiese 33, Croddo 32, Oleggio 22, Lesa 21, Megolo 19 con lo Sporting Borgomanero e il Beura, Casale Cortecerro 16, chiude il San Pietro con 10 punti all'attivo. E noi siamo andati ad Agrano a seguire lo scontro al vertice tra Agrano, Interfarmaci, Daniele Bagnati. L'Interfarmaci c'entra la decima vittoria nelle ultime 11 partite e supera 5-1 della classifica. Dopo 10 minuti il primo sussulto del match, scambio QT Caradaelli con il tiro di quest'ultimo che termina di poco lato. Alla mezz'ora l'Interfarmaci passa in vantaggio, punizione della prova della destra, testa di Radaelli, per Rossi non c'è scampo. Passano 4 minuti e gli ospiti raddoppiano. Cross dalla sinistra di Girgenti, Cutti che è bravo a tenere il pallone in campo e a servire Rosson che con un preciso diagonale sigla il 2-0. Nella ripresa al 16esimo l'Interfarmaci chiude i conti. Azione personale di Girgenti che dopo aver superato diversi uomini trafigge Rossi per il 3-0 ospite. Alla mezz'ora il poker è servito e rola in disimpegno dell'Agrano che diventa un assist per la prova che sigla il 4-0. Ma non è ancora finita perché al 42esimo arriva anche il 5-0. Tiro di Bettineschi, Rossi respinge corto e Rizza sigla il quinto gol ospite. L'Agrano all'89esimo con Cagliacci trova il gol della bandiera, finisce 5-1 per l'Interfarmaci. Dunque vi rinnovo l'appuntamento di lunedì sera alle 20.35 con Dilettanti per Dire. Nella prima parte avremo un ospite del Borgomanero insieme al direttore generale dell'Omegna Walter Zanni. Nella seconda Terzi, giocatore molto importante dello Strese, Maurizio Natoli, capitano della Virtus Cusio. Lasciamo il calcio, adesso parliamo del mondiale che purtroppo non si è concretizzato per Corrado Sestito. Infatti Corrado Sestito non ce l'ha fatta, il campione ossolano, nonostante il tifo sfrenato delle tantissime persone che hanno assiepato il Pala Spezia per la notte dei gladiatori che ha visto diversi incontri di cui vi parleremo anche nei prossimi giorni, ha ceduto alla francese Peinot nel match che metteva appunto in palio il mondiale. Sestito è stato costretto ad abbandonare la contesa al sesto round, complici i colpi ricevuti dall'atleta transalpino che si è dimostrato davvero un campione formidabile. Il maestro Maurizio Mazzuri, d'accordo con Corrado, è stato costretto a gettare la spugna dall'angolo. Per Sestito si è chiusa ieri una carriera memorabile nel corso della quale il campione di Domodossola
ha saputo fare incetta di titoli mondiali, europei ed italiani. Dunque complimenti per tutto quello che ha fatto nella sua carriera a Corrado Sestito. Rimaniamo in Ostola, però cambiamo sport, perché dalle arti marziali passiamo al basket. Non è decisamente un buon momento per Apolio Apostici, per Domo d'Ostola, che ad Alba è incappata nella 11ª sconfitta nelle ultime 13 partite giocate, dunque situazione difficile per Foti Compagne, che hanno ceduto con il punteggio di 70-57. Top scorer per gli ossolani è stato Francesco Petricca, autore di 17 punti. E chiudiamo con un'ultima notizia legata alle bocce: non ce l'ha fatta il Masera, che nella finalissima che valeva la promozione in Serie A ha ceduto 14-8 al Gaglianico. Rimane comunque una stagione straordinaria quella dei ragazzi del direttore tecnico Graziano Girlanda, che ieri, ricordiamo, avevano battuto nella semifinale 90 di Piave. Tra l'altro bisogna anche capire se le modifiche attese al regolamento potranno portare comunque il Masera in Serie A nella prossima stagione. Bene, con questa notizia noi chiudiamo, grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento con i nostri programmi. Se vi siete persi qualcosa basta un clic all'indirizzo sottostante www.tuttonotizie.info. Noi ci vediamo lunedì con Dilettanti per Dire e martedì con Basketando.